Due necessità identiche per due obiettivi opposti, ma la certezza è una sola. Oggi pomeriggio serve una vittoria per inseguire i propri obiettivi più concreti e i sogni più ambiziosi. Amici di BPTV, benvenuti allo stadio Sergio Marvelli di Besozzo per Verbano Pavia, gara della 26esima giornata del girone A di eccellenza. Un saluto da Luca Girometta. I padroni di casa si trovano in un limbo, i playoff sono a 7 punti di distanza, ma i playoff si sono avvicinati a gran passo nelle ultime settimane e ora sono solo 4 le lunghezze di vantaggio. La squadra di Celestini non vince da un mese esatto, ma oggi ha la possibilità di ruggire e lanciare un messaggio alle concorrenti per la salvezza. Di fronte ci sarà uno però dei peggiori avversari possibili, ovvero la formazione di Tassi che è affamata di punti e che arriva al match da 4 vittorie consecutive. Gli ospiti inseguono la vetta della classifica come un leone corre dietro alla gazzella. Colombo. Ottimo il pallone di ritorno per Caputo, che guarda in mezzo, supera il primo marcatore, non il secondo, che ha Baronchi. Poi Caputo però gli strappa il pallone. Serve Colombo, ce l'ha sul destro, prova a passare in mezzo a due. Colombo, il tiro, respinto, ancora Colombo! Colombo, è 1-0 Verbano, si stappa il match! Iniziativa personale del numero 10 di Verbano, che passa in mezzo a due. Poi non demorde su quel pallone, lo insegue e col mancino deposita in rete, morbido morbido, non può nulla Cincilla. Mette il pallone in out. Sarzi. Ottima l'imbucata per Principe, che passa sulla sinistra, poi prova il colpo d'esterno. Soluzione molto complicata per il numero 9 del Pavia, che si gira su di sé, poi però tramuta di spazio al pallone. E allora Colombo punta la porta. Colombo entra in area. Colombo addosso a Cincilla. Occasione colossale per Colombo, che ha tu per tu con Cincilla sprecato. Ma si gioca ancora. Maione. Janse punta alla porta. Il tiro sporcato da Calvi sotto misura. Piani però è attento. Rientra Fasoli. Pallone che diventa buono per Principe. Perché anche concludere. Poi arriva Calvi. Il sinistro è ribattuto. Federici. Si riparte. Colombo, Tramutoli, 11, può anche tirare, Nucera, respinge Piani, pallone ancora buono però per Mangiarotti, controcross per il destro, anzi scusate, era il sinistro, di Abbaronchi che si è inserito a fare i spenti, non ha inquadrato la porta. Battuta tagliata sul primo palo, poi Ragni si coordina, che gol ha fatto Ragni, è 1-1, gol spettacolare del numero 17 del Pavia, al minuto 43 del secondo tempo, gli ospiti la riprendono, gol bellissimo dell'attaccante del Pavia che si è coordinato, ha colpito col mancino al volo, ha mandato il pallone sotto la traversa, è 1-1. L'arbitro dice che non c'è più tempo, finisce 1-1 fra Verbano e Pavia. Partita che si apre con il gol nel primo tempo grazie alla rete di Colombo. Secondo tempo che si chiude con il gran gol dalla distanza di Ragni con un mancino al volo spettacolare. Partita molto divertente, caratterizzata anche dall'espulsione di Johansen all'85esimo. Io vi saluto qui, vi ricordo di seguirci su Twitch, domani ci sarà il Club dell'Eccellenza. Seguiteci sui nostri social per non perdervi nessun contenuto, vi terremo compagnia per tutta la settimana. Un saluto da Luca Girometta.